Entanglement è uno straordinario, bellissimo fenomeno fisico dentro l'universo cosmico in espansione. Il premio Nobel per la fisica è stato proprio donato a tre fisici che hanno apportato quest'anno dati sperimentali sull'entanglement. Entanglement, tra l'altro, previsto dalle equazioni di Paul Dirac già agli inizi del Novecento, è chiamato anche queste equazioni le equazioni dell'amore, perché l'entanglement dice che tutto è intrecciato, entangled, e quindi due sistemi fisici che un tempo erano uniti e poi si distanziano anche milioni di anni luce, ebbene sono entangled, cioè sono intrecciati, collegati, sicché quello che accade al sistema A istantaneamente accade anche al sistema B. Ecco, ci esprimiamo in questa forma rozza, ma la cosa funziona così. E allora la questione è: ma se Einstein con la teoria della relatività generale ha messo in evidenza che niente viaggia nello spazio superiore alla velocità della luce, questo fenomeno dell'entanglement sembra contraddire il grande dogma, che in quanto dogma della fisica non dovrebbe essere contraddetto, e di fatto l'entanglement non lo contraddice, perché l'entanglement è un fenomeno che dobbiamo chiamare fisico, perché riguarda la realtà fisica dell'universo in espansione, che semplicemente non viaggia, la cosa accade istantaneamente, dunque non viaggiando non comporta tempo, perché la velocità della luce, pur essendo appunto di 300.000 km al secondo, se viaggia comporta tempo. Quindi l'informazione del sistema A giunge istantaneamente al sistema B, e questo vuol dire che non viaggia. E quindi è un fenomeno non locale. Ebbene, un teologo non negligente che volesse cercare in questo spazio, in questa regione di esperienza delle analogie, per cogliere, per capire, per riesprimere anche il mistero della fede, e potrebbe porre agli astrofisici o ai meccanici quantistici una domanda del genere: esiste nel nostro macrocosmo qualche cosa che non locale, che è capace appunto di esorbitare dallo spazio, dal tempo, dalla velocità della luce? Esiste, e questo ciò che esiste potremmo noi definirlo, con il linguaggio della sapienza religiosa, spirito. Da questo versante, allora, l'entanglement stesso potrebbe essere, come dire, pensato con la nostra immaginazione, che secondo Einstein è addirittura più grande del sapere, l'immaginazione è più grande del sapere. Chi potrebbe impedirci, ecco, quale ragione pura alla Kant potrebbe impedirci di pensare all'entanglement come il soffio fisico dell'immaginazione creatrice di Dio? Dio immagina, immaginando crea, il suo soffio realizza l'inflazione e tutto è connesso.